facendo i giochi senza barriere, siamo arrivati al nono anno, siamo molto molto contenti perché ogni anno stiamo facendo uno step in più e stiamo cercando di migliorare sempre di più. Siamo nati piccoli piccoli a Mogliano Veneto, ne ho fatto una serie di edizioni lì, poi ci siamo spostati a Milano e ora a Roma, in questo stadio che noi adoriamo perché rappresenta lo sport e rappresenta tutto. È una roba che ci piace proprio tanto 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 e vediamo che alla gente piace, soprattutto abbiamo un sacco di riscontri positivi nel far conoscere lo sport paralimpico, nel invitare un sacco di persone e vedere che comunque sono tutti felici quando vanno via. Lo scopo non solo di quest'anno ma comunque di tutti gli anni è proprio quello di far capire che lo sport paralimpico c'è, che è un movimento importante e che si può perfettamente matchare con lo sport olimpico. Che le persone con disabilità hanno magari qualche pezzo in meno, magari stanno in carrozzine, però comunque non vuol dire che siano diversi. In particolare il tema di quest'anno è Wonderland, siamo tutti stranamente normali, come in Alice in Wonderland, loro sono ritenuti maschi e tutto quanto, ma alla fine sono persone normali, anzi forse se la godono anche di più degli altri. Le barriere che sono qui nel gioco per i ragazzi in sede di Art for Sport sono le stesse che incontrano tutti i giorni i ragazzi che hanno bisogno di queste protesi quando vivono la loro vita normale. E soprattutto di non chiudersi, di aprirsi al mondo, che è il messaggio insomma che ci ha segnato Beppe Vio, cioè quello di attraverso lo sport vivere la propria vita con lo spirito di lealtà sportiva, ma anche con quella che a Napoli chiamano quella cazzimma, quindi quella voglia veramente di superarsi. E rubando le parole a Beppe potremmo dire porsi degli obiettivi ma mai dei limiti. Con noi c'è Luciana Il Tizzetto che sarà una dei giudici. Con me c'è Beppe Vio. E siamo carichissime e non vediamo l'ora di giocare, vero? Di giocare non ci penso proprio neanche minimamente. Mi sono messa i tacchi in tuo onore e non hai detto che mi regga in più. Cosa ti aspetti da questi giochi? Ma guarda, già in questo momento di backstage è bellissimo perché è tutta gente allegra, che ride. Mi sembra che ci sia una bella energia, e mediamente c'è tensione, scazzo, invece qua c'è allegria. Questo è già positivo. Io gioco nella squadra che si chiama New York. Ce la metterò tutta e lo faccio per Bebe e lo faccio per ringraziarla di questo invito che mi ha fatto. Sono felicissimo di essere qui. È la mia prima volta e sono contentissimo perché voglio vedere a tutti questi ragazzi qua scatenati proprio come il leone. Mi aspetto tanto, tanto divertimento tra le concorrenti che ci sono, tanti divertimenti anche del pubblico che ci sta aspettando. Ciao ragazzi! Noi siamo felicissimi di essere qui. Più felici. Allora, ragazzi, è la giornata più bella della nostra vita. È il giorno più bello della nostra vita finora. Noi tre quest'oggi rappresentiamo il web in una serata spettacolare, incredibile, all'insegna della beneficenza e del divertimento. Come siete messi del sacrificio? Io male, perché io ho fatto la partita di calcetto, non sono abituato adesso a tutto l'acido lattico, ma l'importante è partecipare e divertirsi. E vincere, l'importante è vincere. Siamo competitivi, l'importante è vincere. Grazie mille ragazzi. Prossima volta non ci invitano più. Grazie mille. Beber, invitaci di nuovo. Grazie mille. Scusate ragazzi, però purtroppo ci vediamo. Deve essere una battuta, sono 10 battute, lo so che siamo troppo. Ciao. Lo spirito dei ragazzi di Art for Sport è conoscere più gente. Questo è anche un momento in cui si conosce tantissimo, si ritrovano delle squadre che di anno in anno si incontrano, si sono create delle mini famiglie. Le famiglie sono degli organismi che a noi piacciono tantissimo perché sono un punto dove tu ti ritrovi e dove ti puoi anche confrontare. La nona edizione, ma speriamo di andare molto molto avanti, speriamo di portare i giochi un po' dovunque.